Buongiorno, spero tutto bene. Ecco, continuiamo il nostro lavoro sul tema Chiesa e mondo giovanile e lo continuiamo a partire dalla ultima riflessione che avevamo fatto la volta scorsa, e cioè che quanto emerge dalle indagini e anche dalla esperienza diretta con il mondo giovanile nella sua appunto maggioranza in relazione alla questione della fede, cioè la difficoltà sostanzialmente di esprimere, di far sorgere dentro di sé un reale interesse per le questioni del Vangelo, per le questioni messe in campo dalla rivelazione di Gesù, per le questioni legate all'esperienza della ecclesiale, della preghiera, rinviano a un vuoto di testimonianza, rinviano cioè a ciò che già la volta precedente chiamavo l'eclissi del cristianesimo domestico. Le nostre case non sono più luoghi dove in qualche misura si possa sperimentare una felice interazione tra l'esperienza ordinaria di essere al mondo e il riferimento alla parola di Gesù. Sostanzialmente i genitori dei nostri giovani, degli adolescenti e dei bambini sempre di più conducono una esistenza che non ha più, come dire, il sapore cristiano. E allora ecco, si crea questa situazione di mancata correlazione tra ciò che un giovane, un adolescente in modo particolare, un giovanissimo vive all'interno dell'esperienza del catechismo e quello con cui viene a contatto nella propria vita. Da una parte gli si dice è importante pregare, è importante sentire la parola di Gesù, l'importanza ecco, dell'apertura agli altri, l'importanza di certi valori, l'esperienza ecco, dell'alterità e così via. Ecco, appena rientra a casa i linguaggi, i contesti, tutto ciò a cui viene rinviato hanno tutto un altro tipo di significato. La preghiera è del tutto scomparso. Non parliamo poi della lettura del Vangelo, no? Ci sono delle indagini che riguardano proprio la conoscenza biblica in Italia e sono veramente, come dire, devastanti, per cui la lettura della Bibbia, la conoscenza della Bibbia, così come anche il semplice discorrere delle questioni ultimative della vita non sono più qualcosa che abitualmente accade dentro l'esistenza. Vedete, io quando parlo ecco, di eclissi del cristianesimo domestico non sto immaginando una testimonianza chissà di che tipo da parte di papà, di mamma o degli zii e così via, sto semplicemente ecco, parlando di una vita che in qualche misura ecco, riesca a mostrare quanto ecco, il riferimento alla parola di Gesù sia come dire, arricchente per l'esistenza. È di questo di cui parliamo. Ora, dietro e dentro questo vuoto di testimonianza, che cosa si trova? Si trova una straordinaria trasformazione del mondo degli adulti. Lo dicevo già la volta precedente, a mio avviso non è possibile capire quasi nulla di ciò che capita nelle nuove generazioni se non si tiene conto di ciò che è capitato alle generazioni che le precedono. Questo proprio per un discorso elementare: noi esseri umani siamo mimetici, cioè noi impariamo guardando e guardando impariamo. Sono delle cose che basterebbe frequentare qualsiasi famiglia con un bambino piccolo per capire come il piccolo imiti costantemente ciò che fa la mamma e ciò che fa papà, anche quando non capisce ciò che sta in qualche misura realizzando, proprio perché è fatto così. Io sono calabrese, noi non brilliamo per ottimismo, anzi siamo piuttosto una popolazione molto pessimista, talmente pessimista che siamo abituati
a parlare al futuro con l'imperfetto, quindi non ci crediamo quasi, no? Alla possibilità di un futuro. E questo vale anche per la mia famiglia. E mia sorella ha la strana abitudine, ogni tanto, quando ci sono dei discorsi che la convincono poco, anziché dire qualcosa, di fare questo gesto, così. Ecco, ogni tanto il figlio, cioè mio nipote, fa questo gesto, no? Ma così, a prescindere, ha capito che attira l'attenzione facendo questo gesto, ma senza sapere il motivo per cui. E noi siamo esseri mimetici. Poi certamente esiste un momento della libertà, della libera decisione e così via, ma non è qualcosa che prescinda, non è in alternativa nell'essere umano. Cioè questa dimensione di coping non esclude poi la dimensione dell'autodeterminazione, ma certamente, almeno nelle prime fasi, le fasi più decisive della nostra vita, noi dipendiamo moltissimo dall'aria che respiriamo e in cui respiriamo. E allora ecco, ritengo che sia fondamentale il passaggio che faremo questa mattina, e cioè di chiederci che cosa è capitato al mondo degli adulti, a quel mondo a cui appartengono appunto i genitori, gli insegnanti dei nostri giovani, gli allenatori dei nostri giovani, i VIP, i cantanti, le persone a cui i nostri giovani guardano come esempi, come appunto modelli da imitare. E perché appunto nella vita degli adulti lentamente la questione religiosa, la pratica religiosa si è come diluita e diventando qualcosa di molto marginale rispetto a quello che è il cuore delle questioni, o meglio le questioni che stanno più a cuore degli adulti. Per cui vorrei dire, sintetizzando, no, che la vera notizia per capire il nostro tempo sotto l'aspetto che ci interessa, ma direi sotto altri, molti altri aspetti, è la seguente: gli adulti non sono più quelli di una volta. Contro la retorica che dice appunto i giovani non sono più quelli di una volta, la notizia veramente nuova è la seguente, cioè che gli adulti, e si diventa adulti quando si superano i 35 anni, non vivono più questo passaggio cronologico secondo la direzione antropologica che essa indica, cioè diventano adulti, si diventa adulti dal punto di vista cronologico, ma non si assume lo statuto e lo status di adulto. E questo è qualcosa che non riguarda più alcune persone, ma riguarda più in generale la maggior parte degli adulti, un cambiamento incredibilmente straordinario. E vi posso assicurare che questo non è un discorso da preti, anzi io mi augurerei che fosse, che diventasse un discorso da preti, perché diventerebbe anche un modo per capire come sta andando la realtà, piuttosto che parlare sopra la realtà o parlare alle nuvole. È un discorso che viene evidenziato da chiunque oggi si interroghi di quelli che possiamo chiamare i destini generali dell'umanità. Non c'è studioso che non abbia in qualche misura evidenziato questo cambiamento degli adulti. Ve ne potrei citare tantissimi, mi limito a qualcuno. Quello che è un po' famoso è Umberto Galimberti, già una decina d'anni fa scrisse un'opera intitolata L'ospite inquietante, i giovani e il nichilismo, dove sostanzialmente diceva: gli adulti, anziché essere come la realtà stessa della loro condizione richiederebbe, coloro che tramandano il mondo agli altri, sono diventati degli avidi ladri di futuro. Gli adulti stanno rubando tutto ai giovani, stanno rubando tutto al mondo giovanile. E poi citerei ancora molto molto famoso, ecco, in questi anni, Massimo Recalcati, adesso fa anche un programma alla televisione. Lui riprende proprio questa immagine del maestro a cui si rifà Jacques Lacan, dell'evaporazione del padre, cioè quell'aspetto che è proprio dell'adultità, che consiste nel affrancare i figli, nel liberare i figli al mondo e nel renderli appunto capaci di vivere nel mondo, si è completamente eclissata. E in qualche misura il mondo degli adulti
pensa solo al proprio godimento e non riesce più a diventare un modello significativo per i giovani stessi. E qui, come dire, poi non so, sono tantissimi, vedete, gli autori, Francesco Stoppa, Claudio Risè, Vittorino Andreoli. Nell'ambito cattolico bisognerebbe citare almeno padre Cucci, che ha scritto dei libri interessantissimi e continua a scrivere degli articoli ottimi su civiltà cattolica, ma anche Michele Serra, se voi leggete questo libro, Gli sdraiati, questo romanzo, racconto impegnato, molto interessante, dice che il vero problema è che non sappiamo, ovviamente parla di noi adulti, non sappiamo più tramontare, non sappiamo più invecchiare, non nel senso che non invecchiamo, ma che non sappiamo più accompagnare con un giusto pensiero il senso dell'invecchiamento, e anziché interpretarlo come stagione in cui ci si ritira un po' per fare spazio ad altri, lo immaginiamo come tempo in cui desideriamo ancora occupare degli spazi, avere ancora spazi, e questo creerà, lui appunto il protagonista, uno dei due protagonisti di questo piccolo romanzo è anche uno scrittore e sta immaginando di scrivere un libro, La grande guerra finale, in cui ci saranno i tanti vecchi e i pochi giovani che si contendono la terra, e dice appunto i vecchi che non vogliono mollare, no? Non sanno più invecchiare. E descrive queste scene di guerra in maniera anche molto cruda, surreale, no? Sono questi giovani che hanno appunto delle armi molto potenti e continuano ad ammazzare i vecchi, ma poi il peso delle armi è talmente tanto che non ce la fanno più a sparare, a uccidere, e vengono uccisi perché sono calpestati dai vecchi sopravvissuti. Quindi è una scena di questo tipo. E il tutto quando cambia? Quando uno di questi anziani, che ha un nome simpaticissimo, Brenno Alzheimer, si intenerisce della sorte della propria nipotina. Dice, ma che mondo stiamo creando, no? E lì c'è questa scena descritta in maniera anche molto, molto carina, molto delicata, ecco, in cui questo anziano sente degli uccelli che cantano, vede un bellissimo paesaggio e fa questo pensiero: domani io non ci sarò, ma questa bellezza ci sarà ancora e altri potranno goderla. Ecco, ed è in questo cambia le sorti della guerra, perché appunto Alzheimer e così via, tutto un gioco così, ecco, intuisce qual è il modo buono per invecchiare. Il modo buono per invecchiare è immaginare positivamente la propria uscita di scena, perché appunto la vita continua e altri potranno godere di questa vita. Questo per citare appunto anche Michele Serra, ma non posso non citare un testo molto piccolo ma assai efficace di Gustavo Zagrebeschi, che si intitola Senza adulti, è del 2016, del gennaio del 2016, in cui lui dice sostanzialmente: il problema della nostra società è che gli adulti non fanno gli adulti, scimmiottano i giovani e rendono non solo la vita presente semplicemente impossibile ai giovani, ma stanno ponendo in essere le condizioni perché non ci sia più nessun futuro. Utilizza delle immagini anche molto paradossali, ricorda la famosa isola di Pasqua, quella dove ci sono questi monoliti tremendi, non si sa come è andata a finire veramente, ma sembra che l'avidità appunto delle persone per creare queste statue e così via li abbia portati a tagliare gli alberi, e piano piano, ecco, con gli alberi che non c'erano più, non venivano più gli uccelli a portare, e piano piano l'isola ha perso la propria capacità, ecco, di dare sostentamento alla vita. Non c'erano più gli alberi tramite i quali poter fare, tramite il culegname, poter fare delle barche e andare a pescare. Questo, non sappiamo come sia andato veramente la storia. Certamente a un certo punto la popolazione dell'isola scompare e rimangono solo questi giganti di pietra. Lui dice, ecco, gli adulti ci comportiamo un po', secondo questa versione della storia, come gli abitanti, perché continuiamo a distruggere e a non pensare al diritto delle generazioni che vengono di succederci. Quindi vedete, non è un discorso solo da preti, magari fosse un discorso più da preti. Io
se c'è una qualche osservazione che faccio al lavoro sinodale e anche al documento finale, è quello di non aver fino in fondo approfondito queste dinamiche, perché come vedremo nella seconda parte di questa mattinata, è da queste dinamiche che deriva ciò che Papa Francesco con nettezza ha chiamato la rottura della trasmissione generazionale della fede. Perché la domanda vera è: perché gli adulti non trasmettono più la fede? Perché non sono più interessati a trasmettere la fede? La risposta immediatamente precedente a questa domanda è: perché gli adulti non sono più interessati a educare i figli. A cui viene ancora un'altra domanda: ma perché gli adulti non sono più interessati a educare i figli? La risposta ultima è: perché gli adulti non sono più quelli di una volta. Perché gli adulti non interpretano più il loro ingresso, il loro diventare grande, il loro essere cresciuti, adulto è participio passato del verbo adulescere, che significa crescere, appunto, alimentarsi, sostenersi, e quindi indica un percorso di compimento. Adolescente invece è il participio presente, è presente di adulescere. E l'adolescente diventa adulto guardando appunto gli adulti. Non interpretano più il loro diventare adulti secondo quella che è la logica intrinseca legata a questo stato della vita umana. Gli adulti non hanno più nessun interesse ad assumere quella che è la responsabilità specifica del mondo adulto. E la responsabilità specifica del mondo adulto è la generatività. Cioè la capacità di permettere alla vita di sopravvivere alla loro scomparsa. Chi è l'adulto? L'adulto è uno che si è innamorato talmente tanto della vita che fa di tutto perché la vita continui. L'adulto è uno che ha smesso di chiedersi che cosa posso prendere dalla vita, da qui, da lì, da mia moglie, da mio marito, dal mio vescovo, dal mio parroco, dalla parrocchia. È uno che ha smesso di farsi questo tipo di domande, perché ha smesso di pensare a se stesso e si pone in un'altra logica, cioè con quello che mi ritrovo come talenti, come dono, che cosa posso dare al mondo? Qual è il mio contributo per il mondo? Nella psichiatria c'è una definizione straordinaria di adulto. Sapete, anche gli psichiatri si trovano davanti con persone che non si capisce se sono diventati adulti o se sono ancora ragazzi, no? Questo è un fatto del tutto naturale ormai, no? Non so se vi ho già raccontato della conferenza che ho fatto alcune settimane fa in una parrocchia romana. All'inizio della conferenza c'era appunto un gruppetto di signore che ha fatto un canto e poi il parroco voleva dare inizio alla conferenza e ha detto alle signore: signore, se vi accomodate iniziamo, no? Se vi accomodate anche voi. Nessuna si muoveva lì, non riuscivano a capire che si stava interpellando proprio loro, no? E il parroco dice: signore, sì, niente. A un certo punto ha avuto una genialità, ha detto: ragazze, ragazze, e subito si sono svegliate e c'era segnale. Ovviamente la più giovane di queste ragazze aveva 70 anni, così giusto per avere un'idea di che cosa stiamo parlando. Ecco, allora spesso anche gli operatori della salute mentale hanno bisogno di avere dei criteri di riferimento. Ora c'è una definizione di adulto che secondo me, che vedete, non è, deriva direttamente dai manuali di psichiatria, ed è la seguente: l'adulto è colui che è capace di dimenticarsi di sé in vista della cura d'altri. L'adulto è colui che è capace di dimenticarsi di sé in vista della cura d'altri. Poi concretamente come si registra questo? Si registra, l'operatore della salute mentale registra quante volte la persona che ha di fronte dice io. Più io ci sono, meno adultità c'è. Più invece si parla di cose nelle quali uno è coinvolto, appunto progetti in cui il proprio io diventa un sé, no? Diventa appunto a servizio di un progetto un po' più grande, maggiore adultità emerge. Ecco, noi ci troviamo in un contesto storico in cui appunto la maggior parte degli adulti di questa struttura elementare che prevede la capacità dell'impegno e dell'impiego del proprio io per un bene più grande non ne vuole più a che sapere. Ha deciso che non è lì
che si compie la propria umanità. L'adultità rappresenta il momento di piena maturità dell'essere umano, il momento in cui l'essere umano esprime al meglio la sua natura. E la natura della nostra specie è quella della cura. Noi siamo fatti per prenderci cura degli altri. Cioè la nostra specie si è evoluta ed è arrivata appunto a questo livello straordinario di sviluppo. Voi appunto pensate, abbiamo già la International Space Station, tra 5 anni più o meno andremo su Marte a vivere, meraviglioso, cioè siamo riusciti a fare tutte queste cose, la medicina, la farmaceutica, tutte le scienze si sono sviluppate in maniera così sorprendente e straordinaria, perché la nostra specie ha nel suo DNA il senso della cura, della dedizione, dell'accudimento. Ora, questo si esprimerebbe nel suo momento migliore quando si diventa adulti, cioè quando uno capisce, dopo che appunto come giovane ha vissuto una serie di esperienze, si è guardato intorno, capisce che il senso vero della vita è dare la vita e promuovere la vita. Guardate, qui non è che sto parlando di martirio, sto parlando di fare famiglia, fare figli, lavorare in una scuola, lavorare, prendersi cura appunto della vita e queste cose qui che sto parlando, e di metterci dentro la propria anima, e di questo ciò di cui sto parlando. Sto parlando del servizio politico, del servizio civile, appunto di questo senso di presa in carico, ecco, dell'umanità di tutti in qualche misura, a partire da un piccolo a orticello, ecco, in cui uno dedica la propria esistenza. Tutto questo, vedete, è stato come messo da parte. E chi ha operato questa trasmutazione, anzi direi quasi questa rivoluzione copernicana in relazione al senso della vita? La generazione del dopoguerra, la generazione nata tra il 46 e il 64. Questa generazione trasforma, compie una vera e propria rivoluzione copernicana, che adesso specificherò, perché questa ci servirà, questa rivoluzione copernicana, quando parleremo dell'azione pastorale concreta. Se siamo di fronte, questa è la mia ipotesi, a una rivoluzione copernicana rispetto al senso dell'umano, non possiamo immaginare che la pastorale risponda aggiustando qualche cosetta. Non è... Non è così che si risolve la questione di, appunto, di una nuova generatività ecclesiale, di una nuova capacità delle parrocchie, appunto, di dare al mondo giovani e donne, giovani uomini e giovani donne che credono, che vivono il Vangelo. Non è aggiustando piccole cosette, anzi è necessario veramente anche lì una rivoluzione sostanziale dell'azione pastorale, profonda, ma che è legata a questo momento di analisi. Quella generazione nata tra il 46 e il 64, che è una generazione che in qualche modo, ecco, gode di tutte le rivoluzioni precedenti, rivoluzioni culturali, rivoluzioni sociali, biologiche, rivoluzioni della medicina, rivoluzioni della farmaceutica, addirittura anche rivoluzioni legate, pensate, al modo di mangiare, alla cura che ci sono. È la prima che ne gode tantissimo a livello proprio, come dicevo, di longevità, a livello di avere più tempo per sé, a livello di una vita con più possibilità semplicemente anche di fare pensieri strani senza avere più sensi di colpa, perché ormai si è sdoganato l'idea che c'è un'unica verità rispetto alla quale bisogna conformarsi, no? Questo ecco, vivono una condizione, per la prima volta una condizione straordinaria all'esistenza, che non dovremmo mai come dire, dimenticarci, che anche per molti aspetti è anche una benedizione, cioè non sono cose anche come dire assai positive che quelle che producono poi questa rivoluzione, che mostrerà, come vedremo, tutte le sue ambivalenze nel momento in cui va a inibire le responsabilità tipiche del mondo adulto, che sono responsabilità educative e responsabilità generative. E che cosa è questa rivoluzione copernicana? La rivoluzione copernicana consiste nel fatto che sostanzialmente sino agli anni 80
Il senso ultimo della vita era dato dal diventare adulto, dal diventare grande. Per cui tutto ciò che precedeva l'età adulta era vista in proiezione dell'età adulta. I bambini, gli adolescenti, i giovanissimi, i giovani, appunto, guardavano verso il mondo dell'adultità come luogo del pieno compimento. Si diventa umani quando si diventa grandi, quando si diventa adulti. E l'adulto è uno che smette di pensare a se stesso e che pone la propria vita a servizio di un progetto più grande, a servizio della cura di altri. Se avessimo la possibilità di intervistare mio papà, adesso è nel cielo, è morto da un po' di anni, e gli avessimo chiesto, no? Dice: signor Matteo, cos'è per lei la vita? Avrebbe detto: per me la vita è lavorare, dare ai miei figli ciò che è necessario, permettere loro di studiare e poi eventualmente che abbiano famiglia. Il grande desiderio di mio papà, ciò a cui ha dato tutta la sua energia, è appunto che ha costruito 3 casette per noi, per me, mio fratello e mia sorella. E la sua vita era questa, no? L'idea che appunto ci dava una casa, con tutto ciò che simbolicamente questo significa, no? La possibilità di continuare la vita. Era questo il senso della sua esistenza. La rivoluzione copernicana alla quale faccio riferimento qual è? Che la generazione nata tra il 46 e il 64 non coglie più nel diventare adulto, quindi responsabile delle sorti del mondo, titolari di una responsabilità educativa e generativa, il senso dell'umano, ma trova il senso dell'umano nella giovinezza. Si è umani solo finché si è giovani, solo finché si resta giovani. Qui, vedete, non dobbiamo pensare alla giovinezza come a qualcosa di spirituale, eh? Sentirsi giovani. Nel passato c'è sempre stato qualche anziano che decideva di mettersi un foulard di colore diverso, o qualche signora anziana che anziché il rosso, il viola o il marrone metteva un cardigan di colore diverso. No, qui siamo in tutto un altro tipo di riferimento. Lo dico in maniera un po' dura, ma qui ci possiamo permettere. La giovinezza diventa paradigma ontologico, etico-ontologico, diventa paradigma etico-ontologico-teologico. Cioè alla giovinezza si lega la salvezza. Solo finché sei giovane sei salvo. E qui la rivoluzione, vedete, non è più i giovani che guardano agli adulti, ma gli adulti che guardano alla giovinezza come luogo a cui poter attingere il senso stesso del godimento. Ovviamente è un processo mentale molto, come dire, molto semplice quello che si è verificato, no? Questi sono adulti che per la prima volta, nati tra il 46 e il 64 e quelli dopo, vivono più a lungo, hanno più tempo per loro stessi, hanno farmaci, hanno tutta una organizzazione sanitaria straordinaria. Pensate, 1969, Barnard, prima operazione a cuore aperto. Se noi torniamo indietro nella storia, i grandi santi, i grandi musicisti, i grandi letterati sono morti per problemi di cuore. Oggi si muore anche per problemi di cuore, però ti ci devi proprio impegnare, cioè, voglio dire, non è più così facile. Oggi non è proprio facile morire, a meno che uno non ci si... No, cioè, perché viviamo in un altro contesto, come dire, la morte nell'ospedale non è prevista. Non c'è nessun medico che la preveda, no? Una volta si scrive morto, causa del decesso, morte naturale. Oggi sta cosa non l'accetta più nessun medico. Vai lì e loro devono fare di tutto per salvarti, perché abbiamo uno sviluppo straordinario da questo punto di vista. Quindi questo senso di potenza, pensate alle donne che possono studiare. Pensate alle donne che hanno la pillola fu inventata nel 1960, è la più grande delle rivoluzioni mai capitate al genere umano, la pillola. Per la prima volta intere economie dell'anima saltano in aria, le donne che non hanno più paura del proprio corpo, tradotto in Saldoni, le donne che non hanno più paura del sesso. La prima causa di morte delle donne sino ad anni recenti era il parto. E capite che allora, no? Era la prima causa di morte, statisticamente.
Quindi non è che non volevano fare sesso perché c'era un motivo, c'era una memoria potentissima, no? Con tutto quello che poi significava. Cioè, tutto il libro del Levitico è legato a questa cosa qui, non è che è legato a sto sangue di cui non si capisce niente, che è legato anche a questo mistero della vita. Ancora i testimoni di Geova si ribattono in questa questione qui. No, non è che siamo, però capite il cambiamento e tutto questo senso di vita, di godimento che abbiamo, no? Straordinario. Stamattina sono venuto qua, quanti autogrill c'erano, no? Meravigliosi, cioè ti potevi fermare, poi arrivavi lì e ho perso quasi 40 secondi a scegliere il tipo di cornetto da mangiare, perché non è più facile, non è un cornetto, quella mi dice ma come lo vuole? Al miele, al cioccolato, alla mela, alla crema, alla crema così. Ci ho messo 40 secondi, quella mi guardava, dico, scusi, è una scelta importante, capisci? Cioè, dipende dalla mia giornata, non è una cosa che posso su due piedi, così. Cioè, questo senso di potenza, di possibilità, cosa? Anche il salato, secondo me. Anche il salato, ma io sono vecchio stile, insomma. Capite, no? Questa potenza straordinaria, ti metti lì sul computer. L'altro giorno sul computer ho comprato una cosa a mezzanotte, alle 7 di mattina era già, alle 7, insomma, in mattinata era già a casa mia, perché Amazon in alcune città prevede la consegna in giornata. Io dico, l'ordine arriverà tra qualche giorno, non mi sembrava del tutto, non era una cosa alla quale, così, pazzesco. Pazzesco, capito? E allora cosa succede? Succede, come scrive efficacemente Francesco Stoppa, uno studioso acutissimo di questi dinamismi. Io vi segnalo il suo libro, si chiama La Restituzione. È un libro un po' difficile, ve lo dico subito. Però se siete interessati a questi argomenti, è una lettura da fare. Si capisce alla terza lettura. Cioè, le prime due servono solo un po' però è un testo che veramente illuminante per comprendere questo tipo di dinamiche. Lui dice: questa generazione, quella che dicevo prima, 46-64, trova nel significante giovane. Significante che cos'è? È una parola che non ha più un legame con il reale, ma che viene presa semplicemente nella sua astrattezza. Nel significante giovane il senso della propria vita. Nessuno può più essere giovane come loro lo sono stati. È la generazione dei Beatles, è la generazione che ha visto l'uomo sulla luna, è la generazione della contestazione sessantottesca, è la generazione che ha visto la Chiesa cambiare. Per noi è del tutto naturale oggi vivere, appunto, vedere i preti che si vestono normalmente, che dicono la messa così, ma passare da un regime all'altro deve essere stata una cosa pazzesca, no? di rivoluzione. I preti che parlano la lingua italiana è una cosa straordinaria, dice, ma dove siamo? Qui è la fine del mondo, no? Nel senso di potenza unica, che vedere le proprie donne diventare così libere, cose veramente meravigliose, e trovano nel significante giovane il punto di coagulo di questa loro esperienza. Per cui decidono che la vita vale nella misura in cui resti giovane. La giovinezza diventa paradigma dell'esistenza. Leggo una frase di Marcel Gauchet, politologo francese, che ha scritto un libro molto utile, si intitola Il figlio del desiderio, in cui lui dice: l'orizzonte di riferimento degli adulti attuali è quello di essere il meno adulti possibile, nel senso peggiorativo acquisito dal termine, sfruttarne i vantaggi, perché comunque quando un adulto c'ha un lavoro, c'ha questa generazione un lavoro, così via, dei soldi, sfruttarne i vantaggi aggirandogli gli inconvenienti, mantenere una distanza rispetto agli impegni e ruoli imposti, conservare il più possibile delle riserve per altre destinazioni. La giovinezza assume valore di modello per l'intera esistenza. Questo è il grande cambiamento, no? Anche Francesco Cantaluccio ha scritto un libro
illuminante, si intitola L'immaturità, la malattia della nostra epoca, in cui dice, e questo è il grande cambiamento, la giovinezza non è più una fase della vita, ma diventa modello e paradigma dell'intera esistenza. E questo lo si vede anche proprio nella vita ordinaria, non c'è appunto complimento più bello del quale sia possibile immaginarne uno più grande del dire ai vecchi che sono ancora giovani, no? Come del resto non esiste offesa più grande del dire agli adulti o ai vecchi che sono adulti e vecchi. E io quando ero in parrocchia avevo una signora che rompeva le scatole dalla mattina alla sera, cioè pretendeva di fare lei tutte le cose, i fiori, così via. E allora io dico, mo come faccio a liberarmi di questa tizia? Era un po' complicata sta cosa, ma pensa che ti ripensa, ragiona che ti ragiona. Un giorno che viene in sacrestia la chiamo e dico, signora Maria, arciprete, che da noi ci sono gli arcipreti, mica preti semplici, arcipreti, insomma. Cioè, arciprete, signora Maria, ma ditemi, ma voi quanti anni avete? Chiede l'età, insomma, sono una signora, poi dico, sono l'arciprete, no? Cioè, il segreto confessionale, e mi fa 73, 73, e io me ne avrei dato almeno 85, ma come vi vestite, sempre questo nero, vostro marito è morto, è risorto, che cavolo, sempre questo nero, sto taglio di capelli così, insomma, ma datevi una mossa, qualcosa di più allegro, così, insomma, sembrate proprio vecchia, vecchia, vecchia. Oh, la signora Maria è diventata buddista, pur di non incontrarmi più, perché avevo osato sfidare appunto questo tabù della vecchiaia. È l'unico modo per, ecco, quando uno vuole rompere veramente con qualcuno, la cosa importante è appunto fargli notare che si è invecchiato, che è vecchio e così via. E questo fa parte delle alchimie del nostro contesto, di questo momento storico. Quando andate dai vostri vescovi, mica andate lì a dirgli, ma eccellenza, lei ha delle parole meravigliose, sta veramente riscaldando il cuore di tutte le persone. No, uno va là e dice, eccellenza, ma lei è proprio giovanissimo, mi dica il segreto, mi dica l'elisir della sua giovinezza, ma lei mi ricorda George Clooney, ma come fa? Ecco, e lì il vescovo vi darà la parrocchia più bella che c'è, funziona così, ecco, no? O se dovete andare da Don Enrico, ormai noi siamo così, siamo dentro questo contesto. Pensate, perché è appunto la giovinezza qui indica il senso di potenza, il senso di performance, una sessualità che non conosce limiti, confini. In Italia si vendono 5 milioni di pillole di Viagra ogni anno, 5 milioni di pillole di Viagra ogni anno, capite? Pazzesco. No, purtroppo la provincia nella quale se ne vendono di più è quella nella quale io abito, cioè la provincia di Crotone, paradossalmente. Tra l'altro sta cosa mi crea un po' di conflitti, perché mio nonno diceva sempre mangia il peperoncino, che da grande però poi vabbè, ho fatto altre scelte nella mia vita, ma paradossalmente, quindi un po' la geografia del Viagra è molto particolare in Italia, e comunque si trova pensate che questa parola ha avuto un successo incredibile. Si calcola che perché una parola diventi dominio pubblico, cioè diventi conosciuta da tutti, ci vogliono all'incirca 15 anni. Il Viagra è diventato di dominio comune in 3 anni. Se voi andate in Africa, in un villaggio sperduto dell'Africa, non sapranno parole, ma Viagra lo conoscono. È impressionante, perché fa parte di questo contesto nel quale noi ci siamo. Questo è appunto il senso della vita e il senso della potenza. Ora, qual è l'aspetto ambivalente che poi diventa anche problematico? Perché a noi interessa arrivare alla questione della trasmissione della fede, alla questione dell'educazione, alla questione del perché l'attuale configurazione ecclesiale non funzioni. A noi questo ci interessa, no? Perché vedete, sta succedendo qualcosa di, per certi aspetti, che tra l'altro vi toccherà immediatamente, appena chi diventerà prete o chi si troverà immediatamente con questa situazione problematica, no? Paradossale, per cui all'inizio dell'anno tutto si organizza perché si pensa come punto finale la cresima dei ragazzi, e poi la cresima dei ragazzi è
questo momento di fallimento totale, no? È un si salutano i ragazzi, no? Io ho anche sviluppato un teorema, non so se ve l'ho già raccontato, il teorema Matteo, che suona più o meno così. Tutti sanno che con la cresima i ragazzi se ne vanno. In una parrocchia tutti lavorano perché i ragazzi giungano alla cresima. In una parrocchia tutti lavorano affinché i ragazzi se ne vadano via. Questo è, quindi, ed è qualcosa che ci tocca, ecco, perché questo non funziona più? E guardate che noi diamo tanta energia a questo. Io ho calcolato che durante il percorso di iniziazione cristiana un giovane incroci almeno, diciamo, ascolti 1000 minuti di omelia, 5000 minuti di catechesi e 450 ore di religione. E attualmente i ragazzi che frequentano i percorsi di iniziazione cristiana, non dico che siamo quasi al 90% della popolazione italiana giovanile. Allora, come spiegare tutto questo? Si spiega tutto questo perché la trasformazione profonda che dicevo prima, mettere al centro della vita umana la giovinezza, comporta una ridefinizione di quelle esperienze fondamentali dell'umano su cui poi si gioca nel concreto l'azione educativa. Dire che la giovinezza è il senso dell'umano significa aprirsi alla verità che le nostre famiglie ormai respirano, girano a una velocità completamente differente rispetto a quella che noi abbiamo nella nostra testa e che ancora presupponiamo essere quella del passato e che quindi ci permetterebbe tutto questo di fare la pastorale che noi ancora facciamo, di portare avanti la pastorale dei sacramenti che ancora facciamo. E questo non c'è più possibile, perché questo cambiamento del mondo degli adulti reimposta in maniera fondamentale il rapporto degli adulti con la realtà. Anzi, direi di più, fa in modo che gli adulti si disallineano dal reale, si spostino dal reale, non siano più in grado per certi aspetti di cogliere il reale in quanto tale e iniziano a vivere in una bolla immaginaria che ha degli effetti particolarmente, come dire, forti nel loro rapporto con i bambini. Questo è il punto. C'è un disallineamento dell'universo adulto rispetto al reale che comanda un rapporto al quale noi non avevamo mai pensato rispetto all'universo dei giovani, dei bambini, degli adolescenti. E che appunto questo nuovo rapporto di cui parleremo approfonditamente paralizza l'azione scolastica, paralizza l'azione catechetica, paralizza anche il mondo dello sport. Avete sentito di quella mamma, no? Il cui bambino è stato espulso dal gioco, è entrata lei! È entrata lei! A picchiare l'arbitro, capite? Cioè, perché accade questo? No? Quale sarebbe stato un atteggiamento più adeguato al reale? Ma ragionarci sulla cosa, contestualizzarla, non trasformarla in un evento. Sì, no? Ecco, ma se vogliamo capire questo, che non sono semplici funghi, non sono semplici funghi, è il normale giardino con il quale noi oggi ci troviamo a trovare, dobbiamo approfondire il discorso che ho appena iniziato. Allora, cosa cambia? Cambia il rapporto con l'età della vita, perché questa inversione di cui dicevo non è più l'adulto che diventa il modello del giovane, ma che è il giovane che diventa modello dell'adulto, cambia la direzione. La positività non è più dal giovane verso l'adulto, ma la positività è dall'adulto verso il giovane. E tutto ciò che sa di adultità e di post-adultità è negativo assoluto. Mentre noi abbiamo una cultura, lo accenno e vi ritornerò poi nella seconda lezione, una cultura che in linea con la realtà
con la realtà delle cose, ha sempre giudicato negative le prime fasi della vita. Bambino viene da babbeo. Oh, bambino ci piace, ma l'etimologia quella è. Per la lingua italiana sono minori, minus abens. Per la psicanalisi sono infanti, non dotati dell'uso della parola. Per il diritto canonico, che meraviglia, fino a 7 anni non hanno l'uso della ragione. E sono dispensati anche da tante cosette. Meraviglioso, vedete? C'è un minus, perché il plus è rappresentato dalla crescita, dal diventare adulto. Questa inversione cambia. Allora, tutto ciò che è adulto è negativo, no? Difatti in Italia si pensa di diventare adulti più o meno a 60 anni, quando lo si dovrebbe diventare a 55 anni. Tutto ciò che sa di vecchiaia è completamente bandito. È in atto una vera e propria denaturalizzazione della vecchiaia. Cioè, la vecchiaia non fa parte dell'ordine delle cose. Io capisco che la vecchiaia non piace a nessuno, ma dal non piacere al trasformarla a qualcosa che non fa parte dell'ordine delle cose, capite che c'è un salto enorme, significa eliminarla, non avere più lo spazio. Vedete, se andate su Wikipedia e mettete la parola vecchio o vecchiaia, non c'è più, non c'è più. Sapete, Wikipedia è come la piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle, no? Hanno fatto una specie di consultazione e hanno deciso che questa parola non può più essere usata perché offende la dignità umana. Cioè, il reale offende la dignità umana. Non si può più. E tra l'altro vi avviso, così se per caso vi fosse sfuggito, che il nome con il quale sarete chiamati è Presbyteroi, che è il comparativo dell'aggettivo presbyters, che significa vecchio. Quindi voi sarete i più vecchi. Capite che oggi fare i preti, cioè fare i più vecchi in un contesto che non ha proprio nessuno spazio, neppure l'8 per mille per qualcosa che ha a che fare con la vecchiaia, diventa un'avventura straordinaria. È un po' difficilotto, però diventa un'avventura straordinaria, perché siamo lì a rompere le palle alla gente, a farla pensare, a farla ragionare, a farla ritornare alla realtà. Questo è il nostro compito oggi. Ne parlerò un po' alla fine, capite? Perché noi sfidiamo già solo a livello linguistico quello che è, diciamo, l'ovvio delle persone normali. Nessuno oggi vuole essere vecchio. E noi non so, tra l'altro, nella tradizione monastica in particolare, era obbligo ai giovani monaci di far crescere la barba, perché la barba, mi dispiace per chi ce l'ha, dà 5 anni in più. E appunto il monaco che era, doveva sembrare più vecchio di quello che era. Tra l'altro, questo fenomeno degli hipster a me piace molto, è interessante questa cosa, perché, come dire, in un mondo che non ha più spazio per la vecchiaia, per l'invecchiamento, così via, questa reazione così ha qualcosa di saggio, perché lo vedremo nella prossima lezione. Quando noi rinneghiamo qualcosa, non è che la rinneghiamo e basta. Sapete cosa dice la psicanalisi di Freud, no? Il rimosso è vero che non ce l'hai davanti, ma perché ce l'hai da tutte le parti, non lo vedi perché sei dentro. Quindi il rimosso non è che è rimosso e basta. Questa saggezza non è che scompare. Adesso andiamo a vedere dove va a finire questa saggezza che non si vuole più avere, appunto, così via. Quindi, e chiaramente capite che il mercato dice: mamma mia, questi sono rincoglioniti, cioè non credono più che diventano vecchi, no, non ci credono più. Per cui che cosa dobbiamo fare? Inseguire questa cosa, quindi gli vendiamo tutto ciò che è anti-age. Oggi anche una macchina è anti-age, un cellulare, tutto è anti-age, cioè tutto ti aiuta a lottare contro la vita. Tutto, appunto, oggi un prodotto deve dare garanzia di degiovanimento, cioè ti aiuta a non perdere la giovinezza, perché non c'è più il processo di invecchiamento. L'unico processo è quello del degiovanimento, cioè della perdita della giovinezza.
E tutti i prodotti hanno questa... Vedete, se avete curiosità, andate sul sito unopro.org, che è il sito di cosmetica italiana. È meraviglioso vedere quanti soldi gli italiani, ovviamente parla della cosmetica italiana, sono capaci di spendere per la propria immagine giovane. Addirittura si arriva a comprare cose semplicemente inutili. Sono ben 30 i milioni che i maschi italiani spendono per acquistare lozioni contro la caduta dei capelli. Quando è a tutti noto, ci sono delle ricerche memorabili del MIT di Boston, che l'unica cosa veramente in grado di fermare la caduta dei capelli è il pavimento. Pazzesco, eh? Sono decine e decine i milioni che le donne italiane spendono per creme a sostegno del seno dopo una certa età. Quando è a tutti noto che l'unica cosa che potrebbe permettere al seno di resistere a Newton e alla sua maledetta legge di gravità è un intervento chirurgico. Ma la gente di queste cose non ne vuole a che sapere. Continuiamo a spendere soldi veramente inutilmente, no? Vedete, non c'è cosa che non sia anti-age. Il mercato lo ha capito straordinariamente. Non abbiamo un rapporto sereno con la vecchiaia. No, non si può più pronunciare, non c'è più spazio mentale per la vecchiaia, per ciò che ha sempre significato la vecchiaia come saggezza, come momento anche di un certo godimento, come di un godimento diverso rispetto a quello, appunto, il godimento che nasce, come prima citavo Serra, nel pensare di aver contribuito a questa vita, no? Forse ricorderete quella straordinaria canzone che What a Wonderful World, se volete ve la canto, non è il caso per evitare che... ma c'è un passaggio straordinario, no? Quando dice sento le voci dei bambini e penso, essi vedranno cose che io non ho mai visto, ascolteranno musiche che io non ho mai sentito, godranno di cose di cui io non ho goduto e dico quanto è bello il mondo, straordinario, no? Pensare di aver partecipato a questa evoluzione, ecco, questa che fa parte, ed è anche un modo buono per congedarsi da questo mondo, senza risentimento, senza essere incattiviti e così via, questa sapienza viene rimossa, per il momento la mettiamo in stand-by, eh? Non è che scompare, viene rimossa, adesso poi andiamo a vedere dove ricompare questa, perché... qui parliamo di economie intrapsichiche intergenerazionali. Abbiamo bisogno, non è che scompare da dove l'abbiamo sempre, da dove si trova effettivamente, ma non è che scompare del tutto. Cambia il rapporto della generazione adulta con la fragilità umana, con il senso del limite. No? Se non ci credete, io stamattina ho visto un sacco di gente immortale che guidava. La maggior parte delle persone che guida pensa di essere immortale, perché non ha nessun senso della propria mortalità. Io quando esco da Roma, come questa mattina, lascio sempre il testamento sul tavolo, perché non sono sicuro di rientrarci. Ci sono delle buone possibilità che io rientri a casa, ma non è sempre detto, perché il raccordo è frequentato da questi Highlander, no? Che guidano in maniera un po' strana, cioè mangiano, telefonano, si fanno la barba, le signore si truccano e contemporaneamente vanno a 200 all'ora, capito? Cioè, per cui tu non sai, esci, meglio lasciare il testamento là, non si sa mai, così i miei non hanno troppi problemi nella cosa. Non abbiamo il senso del limite, il senso della, appunto, della fragilità umana, e questo poi è anche, come dire, frutto di questa eccessiva, come dire, questa eccessiva ricerca, dice quasi, da questa commistione, meglio, tra la ricerca farmaceutica e il mondo economico imprenditoriale, no? Hanno capito che ci servono farmaci sempre più performanti e allora lavorano tantissimo per crearci dei farmaci che non semplicemente ti tolgono il mal di testa, ma che addirittura possono prevedere il mal di testa, per cui te lo prendi e loro prevedono il mal di testa prima e te lo togli. Quindi farmaci che hanno una capacità di spegnere i sintomi in maniera rapida, efficace, perché noi siamo giovani, forti, potenti, non possiamo fermarci e non siamo una, come dire, e qui il senso del disallineamento dal reale,
Siamo una generazione ipermedicalizzata, in Italia si acquistano 7,8 milioni di scatole di farmaci, siamo la nazione più medicalizzata al mondo. Quando frequenterete qualche casa di suora vedete che ci sono dei depositi farmaceutici, non è che loro hanno due o tre farmaci, c'è proprio una stanza piena di farmaci, c'è di tutto. Proprio una cosa impressionante, anche nei seminari. È così. Allora, ed è pazzesco vedere come ci affidiamo tanto a questi farmaci che non sono appunto per la salute, non servono per la salute, ma sono farmaci che semplicemente sbloccano eventuali interruzioni della nostra corsa. Ovviamente per avere farmaci più performanti devono immettere più molecola del farmaco che guarisce, e ovviamente questo produce tutta una serie di controindicazioni particolarmente forti, no? Quando si fa la pubblicità di qualche farmaco, notate, l'unica cosa che non bisogna fare secondo la pubblicità è leggere le avvertenze, leggere il bugiardino, perché leggere il bugiardino può risultare un attimo, no? Io spesso quando sto male, sapete, prendo il farmaco, leggo il bugiardino e dico al mio corpo: che cosa vuoi fare? No. E normalmente guarisce da solo. No? Dopo che gli leggo il bugiardino a voce alta, lentamente, uno per uno, tutti i casi, no? Guardate, non c'è analgesico in Italia, analgesico, sapete, c'è un po' di mal di testa, che non abbia come prima controindicazione, effetto indesiderato, la seguente dicitura: può provocare un'emorragia gastrointestinale con effetti letali. Muori. E quando muori, non solo il... effetti letali, io ho avuto dei problemi di salute e il medico mi ha ordinato di prendere delle pastiglie per la pressione. Me l'ha dato una che si chiama Norvasc, così se non ci credete potete trovare i bugiardini, ormai sono online. Torno a casa e sto farmaco del diavolo, c'era sto bugiardino piccolino, poi tu lo apri, 4 foglie A4, una cosa pazzesca, no? Io inizio a leggere, a un certo punto dico: no, io sto farmaco non lo piglio neanche per l'anticamera del cervello, cioè non è possibile questa cosa qua. Poi un caso su 1000, cioè voglio dire, non è che stiamo parlando di uno su 10.000, un caso su 1000. Chiamo lo specialista e dico: dottore, guarda, io non posso. Allora mi fa: monsignore, venga che ne parliamo. A Roma siamo tutti monsignori, giusto per vedere. Vado là, dico: guardi che c'è scritto, un caso su 1000. Lui piglia, sto farmaco, un caso su 1000 viene l'impotenza. Lui mi guarda, fa: monsignore, è vero che Papa Francesco va avanti, ma mi sembra che lei si vuole attrezzare. Dico: no, il rigo sotto. Impotenza. Nei maschi cresce il seno. Io ho capito che la pressione da qualche parte se ne deve andare, ma proprio da qua se ne deve andare. E mia sorella dice che c'ho già una prima. Capite che io inizio a essere un po' preoccupato. E così siamo in questo contesto di medicalizzazione assatanata, possiamo dire, no? Ma questo non vuol dire che abbiamo un rapporto positivo di salute. Vorrei farvi notare che in Italia è già un dato di fatto per cui una persona su due è obesa, e quando si parla dei bambini questo rapporto aumenta. Noi abbiamo i bambini più obesi al mondo dopo quelli degli Stati Uniti. Questo per capire come appunto tutto questo ha delle conseguenze immediate con il discorso. L'ultimo passaggio prima della di fare un po' di dibattito da noi e poi per riprendere successivamente: cambia il rapporto con l'esperienza della morte. Questa vita, questa potenza ovviamente che ci abita, questo senso di godimento che ci abita, che cosa produce? Produce che non riusciamo più a riconoscere il nostro destino mortale. E come fa l'umano ad aggirare il destino mortale? Lo fa umanamente, cioè attraverso le parole. Noi siamo fatti di parole, poi di acqua. Ma prima noi siamo fatti di parole. Le parole
ci abitano e ci permettono di abitare il mondo. Le parole sono essenziali per l'essere umano. E allora ormai sono decenni che in Italia, quando uno muore, in realtà non muore. Perché in Italia, quando uno muore, fa tante altre cose che non morire. La gente scompare, viene a mancare, si spegne, si addormenta, passa dal sonno al cielo, si ricongiunge con il proprio caro estinto, non è più, non è più. Neppure i preti muoiono. Voi riceverete anche a venire, forse, no? E tornando, tutti i preti tornano alla casa del padre. Ora, capite che un conto è che io penso morirò, un conto è che io penso tornerò alla casa di papà. Ma se torno alla casa di papà non è la stessa cosa di morire, o no? Sono due modi di dire molto differenti, che aprono scenari incommensurabili. La gente scompare, beh, forse ritorna, non si sa. La gente si spegne, ma forse si può riaccendere, chi lo sa, no? Ha trovato sto bottoncino da qualche parte e si è spenta, è venuto a mancare, non ce ne siamo accorti, ma può darsi che da prima o poi venga qui. Non è qui, sarà da un'altra parte. Nominare la morte in un modo diverso significa toglierle la sua grande funzione educatrice. Pensate, Omero, la prima volta che cita gli umani, non li chiama antropoi, ma li chiama brotoi, cioè mortali, perché noi siamo l'unica specie che non solo muore, ma che ha coscienza della propria mortalità. E la coscienza della propria mortalità dice anche qualcosa della preziosità di noi stessi, oltre che della precarietà e preziosità che vanno insieme, ovviamente, no? Della singolarità di noi stessi, dell'unicità di noi stessi. Ma questo è del tutto incompatibile con quest'idea di potenza di Viagra, cioè di apertura di nuove esperienze. La vita non è più immaginata come un ciclo unico che va dalla morte, dalla nascita alla morte. La vita è sempre di più pensata come un insieme di esperienze, di cicli, dove si nasce e si muore tante volte, perché in fondo altro non significa che appunto diversi passaggi nell'essere, per cui tu puoi tranquillamente a un certo punto della tua vita azzerare tutto e ripartire completamente. E questo fa sì che non ci sia mai un momento in cui uno possa dirsi adulto, compiuto. Togliere spazio alla morte significa togliere spazio alla coscienza dell'adultità. E togliere spazio alla coscienza dell'adultità significa appunto mettere in atto delle condizioni che ridefiniscono totalmente il rapporto con i piccoli. Va da sé che qui abbiamo già una prima risposta alla domanda che ci eravamo fatti all'inizio. Perché gli adulti hanno marginalizzato la religione? E non ne hanno più bisogno. Quando ti pensi sempre giovane, potente, come fai a pregare? Se la parola preghiera indica precarietà, come fai a pregare? Preghiera indica coscienza della precarietà, di una precarietà ontologica dell'essere umano. Ma noi oggi ci sentiamo potenti, giovani, basta una pillola, basta una carta di credito, basta una macchina più potente e tutto si risolve, no? Che senso ha la preghiera? Come si fa a pensare alle promesse di Gesù che richiedono anche questo sguardo a partire dal destino mortale? Noi non ci pensiamo più alla morte, perché dovremmo pensare a ciò che viene dopo la morte, no? È chiaro che così via. E ancora, tutto questo ci introduce nell'epoca in cui il nostro io è la cosa più importante, e questo entra in totale conflitto con il senso della comunità, con il senso dell'ecclesia, no? Dell'essere convocati, con quell'idea straordinaria che 2 più 2, 1 più 1 è molto meglio che 1 e 1 isolati. Che l'insieme è più delle singole parti. Questo è il senso della Chiesa, no? Ma entra perfettamente in conflitto con tutto questo. Quindi l'esperienza cristiana, nel suo significato profondo, viene marginalizzata dalla componente adulta.
mantiene un legame, la componente adulta, quindi io parlo dei cinquantenni, dei sessantenni, dei quarantenni, un legame che è nell'ordine affettivo, no? Di un affetto, di un ricordo. Per questo ancora pagano, cioè firmano per l'8 per 1000, difendono una certa visione cristiana, sono contenti che quando scompariranno, si spegneranno, verranno a mancare, ci sia qualcuno che dica una preghierina per loro, sono anche contenti di questo, sono anche contenti che ci sia appunto qualcuno per i sacramenti dei figli, e sono felicissimi che ci siano i celibi, che ci sia ancora gente che faccia qualche sacrificio. Vedete, oggi i celibi, i preti che non si sposano, no? Sono felicissimi. Vedete, oggi inizia questo incontro in Vaticano, si discuterà di omosessualità, di tutte queste cose. Ma se noi chiedessimo alla popolazione europea, di fronte a questo scenario, volete abolire il celibato? Vi assicuro che la maggior parte della popolazione direbbe di no. Perché c'è bisogno, queste sono le economie intrapsichiche, di qualcuno che ancora faccia un sacrificio da indicare ai propri figli. Loro non sono più capaci di fare nessun sacrificio, neppure semplicemente di stare a casa quando il bambino è piccolo, perché vedete, questi bambini li sballottano, viaggi, così, poi vedremo perché questo succede, no? Allora avere dei preti, avere delle suore, avere dei laici consacrati, così via, è perfettamente coerente, gli sta bene, c'è qualcuno che almeno ancora regge, così come vedete sono contentissimi di avere una chiesa che dice ancora delle cose che gli altri non possono dire, dice delle cose un po' retro, fa del distinguo che nella vita ordinaria nessuno si può più permettere, no? Avete sentito Collovati che ha fatto una piccola osservazione sulla capacità delle donne, lo stavano ammazzando, fucilando, no? Sapere che c'è qualcuno che ricorda quel grande San Paolo che dice le mogli siano sottomesse ai mariti. Capite? Tanti maschi italiani dicono, non io, io so, figura tu per me, sei donna emancipata, bellissima, però ho sentito dire, no, ci sono delle persone che dicono che qualcuno prima aveva detto che le mogli siano sottomesse, cioè, io no, io sono aperto, sono illuminato, sono democratico, le donne per me, voglio dire, non parlate di calcio, ancora c'è, non è che è facile... sarebbe meglio se tornarti a casa a fare, però una volta che non si può dire, così come per esempio sull'omosessualità, è chiaro, ormai siamo in un contesto in cui no, è anche giusto, sono delle conquiste civili, così, però ci sono ancora persone che questa cosa, no, avete presente il film di Checco Zalone, no? Cioè, capite che tutta l'apertura di questo mondo, sapere che c'è la Chiesa che dice, che fa dei piccoli distinguo, no? Perché ancora non è che si capisce come sta, fa dei distinguo tra gente con orientamento sessuale, gente che ha orientamento sessuale e lo pratica, gente che ha orientamento sessuale e non lo pratica, gente che... tutte queste distinzioni, sapete, fa comodo, ma non illudiamoci, questa cosa qui non è il cristianesimo, questa cosa qui si chiama religione vicaria. E appunto adesso ci fermiamo e poi facciamo l'ultimo affondo, nel senso proprio che andremo a fondo in tanti sensi, sia a fondo della questione e sia, ecco, a toccare proprio il punto che è più delicato, cioè perché si è rotta la trasmissione della fede, capire, ecco, fini veramente, perché che cosa c'è dietro la trasmissione, la rottura della trasmissione della fede, che poi rende ragione di ciò che le indagini la volta precedente ci avevano indicato. Ci fermiamo un attimo e abbiamo un po'